Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e bentornati in questo secondo episodio di Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Ci eravamo lasciati direttamente, sto registrando direttamente dall'ultimo episodio, con le prime missioncine, quindi con le nostre scoperte di come si affronta un dungeon, di come si fanno i primi mostriciattoli, goblins e koboldi. Detto questo, bisogna andare avanti con la storia, le main quest, e lo facciamo subito andando to the next chapter. Prima di iniziare vi ricordo comunque di iscrivervi, di lasciarmi un like, di commentare cosa ne pensate del gioco e della serie, se volete la serie o meno, e farmi arrivare a quei 5.000 iscritti che tanto agogno prima della fine di quest'estate. Spammatelo dai vostri amici. Ok. Heitz Wallenstein, Ale, arriva Heitz. Arriva la biondona. Scudi pronti. Mantenete la formazione. Retroguardia invece. Continuate ad attaccare. No. Sarebbe il contrario semmai. Oh Jesus. Abbiamo bisogno di più gente. Smettila di lamentarti. Di lavora. Va bene. Se dici così. Ehi, ma Riviera. Creeping War. Terribile guerra. Inevitabile distruzione. Il corno di battaglia suona. Loud. Suona. Rimbomba. Ecco. La crudeltà è in conflitto. La crudeltà del conflitto avvolge tutto. Scusate, oggi c'ho l'inglese a scoppietta. A tipo 500. Oh. C'è un buco nell'ala sinistra. Lefia, stai attenta. Nella formazione, ovviamente, dell'ala sinistra. Oh no, chi è che viene ferito? Come ti senti, Lefia? Mi dispiace. Lefia Virins, livello 3, Thousand Elf. Ce l'hanno fatta tutti a tornare al campo, quindi non preoccuparti. Tiona, livello 5, un amazzone. E la sorella Tione. I mostri stavano attaccando con più intensità questa volta. Non c'è niente che potessimo fare. Anche lei, Tione, livello 5. Jormungand. Jormungand. Ero terrorizzata e pietrificata dalla paura. E non sono stata in grado di usare la mia magia. Non sentirti depressa. Prepariamo di cena piuttosto. Va bene. Le fia. Aizan-san. Sei ferita? Heitz Wallenstein, livello 5. Principessa guerriera. Principessa spadaccina. Grazie per avermi salvato. Ti rallento sempre, mi dispiace. Non ti preoccupare, ma tutti mi proteggono. Heitz. Rivera Lois. Alf, livello 6. Della Nine Hell. Rivera Sava. Abbiamo bisogno di parlare, va bene. Parlerò con te dopo. Va bene, mi dispiace. Ciao, Lights. Finn Dame, livello 6, Braver. Gareth. Oh, stavamo giusto parlando di te, Lights. Gareth Landrock, level 6, livello 6, Elgarm. Scusa, puoi aspettare un momento? Dobbiamo prima risolvere una cosa. Riviera, quanti feriti ci sono stati? Solo pochi, nonostante nonostante alcuni membri siano stati feriti, non è a sufficienza per impedire la spedizione. Come siamo messi a cibo e risorse? Ok, abbiamo pianificato tutto l'uso, ma non possiamo spendere troppo tempo qui. Ah sì, perché è vero, loro sono nel dungeon e hanno fatto l'accampamento in una zona sicura del dungeon. Saremo sempre in grado di completare la spedizione in tempo. Ci serviranno 5 giorni per raggiungere il 50° piano. Da qui i mostri diventeranno più forti. Dovremmo essere concentrati e pronti ad affrontare qualunque imprevisto.
Ma stavolta dobbiamo finire la spedizione davvero. Raggiungere il 59° piano, quello che non è mai stato raggiunto da nessuno. Ce la faremo. E come lo faremo? Andiamo domani? Prima di quello ho una quest da completare. La famiglia di Diankech ha fatto una richiesta. Hanno bisogno di qualche acqua di sorgente dalle fontane di Kadamos al 51° piano. Il Kadamos che vive vicino alla fontana è un boss del livello, è molto forte. Dobbiamo scegliere i membri con molta attenzione. A chi stavi pensando? Dammi qualche momento per riflettere ai membri. Ricorda molto, da un certo punto di vista, per chi non conoscesse la serie, un po' Sao e un po'... Oddio. Into the Abyss, ma Into the Abyss penso che sia posteriore. Penso che sia fatto dopo. Ok, abbiamo anche delle mini quest, suppongo. Abbiamo gratitudine del capitano, extermination e practice a level 50. Ma quindi noi siamo di fronte a... Colleziona un gioiello. Cioè, Aiz, che è a livello 6, lei... party formation. Sì, come funziona il party? Ok. Puoi portarti due character di supporto. Uno per... ok. Usa LR per utilizzare... per girare i personaggi. Vabbè, seleziono un personaggio. Posso andare anche senza. Hanno delle attività passive. E delle skill attive. Va bene, va bene. Le passive vanno automaticamente. Quando hanno il gauge pieno, io posso attivare con L o R e loro mi aiutano. Perfetto, chiarissimo. Mi porto. Mi porto Tiona. Incrementa l'attacco. Non me ne frega niente della magia. Incrementa l'attacco. Esattamente, voglio loro due. E lei, Aiz, è considerata una... è un po' la Erza della situazione, è considerata una delle più forti avventuriere che ci sono in circolazione, ma è taciturna, è tutta solitudine, tutta sola. Eccoci qua. Lei utilizza anche gli MP, quindi siamo molto più in basso nei piani. Oh mamma mia, i rinoceronti. Oh cavolo. Beh, non prende comunque tanto danno lei, ed è molto veloce. Oh cavolo, ok. Posso rompere le cose? No. Poi useremo il supporto a breve. Ora intanto andiamo un pochettino avanti. Quando vediamo che c'è veramente il mondo, cominciamo a usare i supporti. Treasure bags. Tipo adesso, proviamo. Ok, proviamo lui. Ok. E ho trovato il gioiello, quest completata. Io sono un pochettino sopra al log, potrei andare ancora un pochettino più giù nella tab, ma lo farò la prossima volta. Grazie, Aiz, con questo è il regalo per il capitano. È bello, renderà Finn molto felice. Cosa ne pensi? Non pensi che... I don't think that the appearance of... cosa ne pensi tu? Io non penso che l'apparenza di un gioiello, quindi l'aspetto di un gioiello, sia la cosa più importante. Cosa più importante è il pensiero. La pietra... The stone is said to keep its owner safe. La pietra ha un significato... serve per mantenere il proprietario al sicuro. Se viene fatta diventare un anello... Forse può rubare. Può essere. Potrà tenere lontane le donne da lui. Vogliono far sì che, insomma, lui venga tenuto lontano. Ok, aumentiamo le statistiche. No, posso parlare con Finn? Ok, ti dice di prepararci per la discesa. Posso parlare con Riveira, mi viene da dire. La brasileira. Non ho abbastanza soldi, ma giusto, diamo uno sguardo alla famiglia. Posso parlare con Lefia, Tione e Tiona, ma non posso parlare con la mia dea. E il market che cosa ci propongono?
Sempre le solite cose, ho capito. Garrett? Ok, dobbiamo fare... Niente, non ci parla di niente di strano. Va bene, quindi, quest. Facciamo le prossime quest, che sono, appunto, questa qui con la stellina, e poi la pratica del livello 50. Mi porto... Stavolta proviamo a portarci dietro due Magic User. Anche se Tione non l'avevo presa l'ultima volta. Cioè... vabbè, se ne frega, ho sbagliato il tasto. È indifferente tanto. Hermes, un dio chiaramente. Sconfiggi tutti i rinoceronti neri. Ok, sopra o sotto? Com'è la mia magia? Ok, tempesto. Tempesto! Non mi piace molto. Ok, non mi fa impazzire una cosa. Ovvero che i rinoceronti sembra che scivolino sull'acqua una volta. Non hanno l'immediato... Non si fermano. Ok, come... Come faccio il mio trigger però? Perché anch'io ho chiaramente il potere al massimo, vedete? Lo devo scoprire. Sto schiacciando tutto. È successo qualcosa? Ok. Ah, mi vengo potenziata tantissimo. Ok, ho capito. Lei usa il ghiaccio. Io uso il tempesto col veleno. Ok. Almeno abbiamo provato un pochettino anche la magia. E ovviamente cambierà da personaggio a personaggio. Se no, hai notato qualcosa durante la battaglia? No, niente. Ci sono piani dove ci sono molti nemici forti. Persino per qualcuno senza abilità. Invece che buttarti a capofitto nella battaglia, un membro dell'altro grado della famiglia di Loki dovrebbe osservare i suoi avversari. Mi dispiace. Non serve che ti scusi. La prossima volta cerca di guardare un po' meglio il dungeon. Sì, perché lei parte, va dritta e spacca tutto. Ha detto, stai attenta perché a volte rischi di lasciarci le piume, visto che a volte ci sono veramente tanti nemici molto forti. Ok, qua mi dice di fare pratica col piano 50. Penso che il piano 50 sia sempre questo e siano sempre i rinoceronti. Il che sarebbe un po' disdicevole. Reach the stairs of 51st floor. Quindi raggiungi il 51esimo piano. Ah no, non è disdicevole. Però ci sono sempre i rino. Tempesto. Ok. Abbiamo un sacco di skill point. Sembra che sputino. È lo stesso dungeon di prima, però rigirato. Io mi auguro, insomma, come si dice? Che la formazione dei dungeon sia random. Non mi sono portato dei supporter. Non penso si potesse. Ah, vabbè, per far pratica era una roba stra easy. Ok. Era una roba stra easy. Domanda. Molto importante. Se io ora vado nel menu della famiglia, ho lo skill sheet. No. Back to the base camp. Storia. Ok, devo andare al 51esimo piano e prendere le piante. È qua che si incontra con Belle. Se non vuoi. Non volevo spoilerarvi niente, ma se avete visto l'anime. Aiz, sai perché ti ho chiamato qua? Sì. Ok, andrò dritto al punto. Perché hai rifiutato l'ordine e hai rotto la formazione al 49esimo piano? Aiz, sei forte. E sei anche. Ed è questo il motivo per il quale hai un alto grado nella famiglia. Ma le tue azioni impressionano i membri più giovani. Mi dispiace.
Posso capire quello che è successo, quindi per ora lo aggiusterò io. Ma prima che tu vada alla fontana di Cadamos, ho bisogno di chiederti una cosa. Che cosa? Un'investigazione lì vicino. I mostri sulla via per Cadamos sono molto forti. Se si riuniscono... I Fenny Evge, se si sono riuniti, voglio che tu li elimini. Va bene. Cioè, se ne trovi di agglomerati, quindi di gente unita, ho bisogno che tu la faccia fuori. Ok. Ok. Va bene. Viene solo con me lei. Estia, della Estia Family. Estia. Raggiungi le scale per il 51esimo piano, che è quello che abbiamo poi sperimentato prima, abbiamo provato a fare prima. Ora. Ok, sembra che qua il tutto sia... la miseria quanti. Ok. Tempesto. Ok, la magia non è fatta un po' di cacca. Ok. Questo è esattamente il primo, come era prima. Raddoppiato. Chiaro. E non facciamo molto danno col tempesto. Facciamo un critico chiaramente, ma... Ok, missione compiuta. Missione compiuta. Grazie alle vostre investigazioni, sì, abbiamo capito la situazione. Buon lavoro, Aiz. Dovremmo prendere l'acqua di fonte adesso? Hai ragione, il dungeon cambia continuazione. Se non cominciamo subito, la nostra indagine non sarà servita a nulla. Contatterò i membri riguardo alla quest più tardi. Per adesso dovrete riposare. Va bene. Va bene, Finn. Aiz-san! Le fia. Grazie per le tue ricerche. Ti sono servita o ti ho solo rallentato? No, non mi hai rallentato. Le fia, è il momento? Sì. Come stai trovando le battaglie nei piani più profondi? Non sto facendo le mie maglie, ma non sto performando bene. Quando i mostri sono troppo forti o si pongono di fronte a me, e la mia mente diventa una pagina bianca. Vuoi combattere con Aiz, vero? Sì, certo, perché io l'ammiro. Bene, allora dovresti sconfiggere le tue paure e comportarti di conseguenza. Non succederà. Io non so, ma io non posso stare qui. Non posso stare di fronte a qualcuno che si spaventa dei mostri e mi rallenta. Lui è Bete, livello 5, Vanargant. Bete, no, non esagerare. Ammirare qualcuno non significa essere stare alla sombra per sempre. Se non puoi combattere, sparisci. Non ascoltarlo. È soltanto buono a dire cose cattive. Ok. Perfetto, abbiamo performato. Statistiche sono... Madonna, le statistiche di lei. Porco cane. È il demonio. Fortissima. Ok, non abbiamo quest nuove. La famiglia, onestamente, non so come cambierebbe. Direi che per il momento... possiamo andare tranquillamente così, data le statistiche di questo personaggio. Sembra veramente forte. Sembra veramente gigante lei. Ho sbagliato tasto! No! Ragionate bene quando schiacciate, perché potreste entrare in questo loop infinito e non uscirne mai più. Ok, 10 Vargas devo sconfiggere adesso. Scusate se vi ho fatto attendere. No, è anche il nostro dovere aspettare il tuo comando. Ci stavamo lamentando dalla noia. Tiona.
Quindi cosa faremo stavolta? Prima di andare devo darvi un briefing, farvi il briefing sulla missione. Dobbiamo prendere l'acqua dalla fontana e basta. È vero, ma c'è un determinato tipo di livello, un determinato tipo di quantità di acqua. Ma la quantità di acqua che richiedono è il problema. Quanta ne richiedono? Soltanto un limitato un limitato numero, chiamiamo così, di acqua può essere collezionata dalla fontana. Quindi dobbiamo visitare almeno due fonti diversi. Vabbè, non possono entrambi i party andare nelle stesse? No. Il nostro obiettivo è esplorare il nuovo piano, quindi in modo da usare non dobbiamo spendere troppo tempo e troppe risorse lì. Quindi dovremo avere due gruppi che prendono la quest in questa volta. Esatto. Domande? Cioè un gruppo va da una fonte e un gruppo va da un'altra. Ok, discutiamo sulle formazioni. Io vado con Aids. Ehi, Tiona, lascialo fare al capitano. E vieni anche tu. Ok, se siete così motivate, voi due andate con Aids. Quindi io ho le sorelle. Finn, noi cosa dovremmo fare? State al campo. Voglio che recuperate le energie per le prossime missioni, se questo è il tuo volere. Aizan, fai il tuo meglio, ti sopporterò da qui. Lifia, che cosa stai dicendo? Dovresti prendere il mio posto nel party. È ok per te, Finn? Va bene, potrebbe funzionare. Ah, manda al posto che Riveria, manda lei. Va bene, Lifia, stiamo contando, contiamo su di te. Perfetto, due gruppi e si va. Ehi, Finn, ce la faranno secondo te? Chi lo sa? Capitano, è successo qualcosa? Che cosa? Dei mostri del 51° piano stanno venendo in questo piano. Come? Preparatevi alla battaglia, a tutti. Normalmente i mostri del 50° piano non dovrebbero mai andare nei piani quelli... cioè ogni 10 dovrebbe esserci una zona in cui loro possono riposare, ma non dovrebbero avere accesso ai mostri in queste zone. Almeno dal mio quello che ricordo. Poi magari ricordo male. O è solo una piccola zona, ora non mi ricordo. Ah, che idiota, i pallini sono gli elementi che vedo in alto. L'altra volta avevo detto, ah, se sono più forti o meno. Nello scorso video, sono proprio in scemo. Ok. I bruchi! Beh, non penso di aver problemi con dei caterpie. I fantabruchi! Invece sono problematici perché sparano a distanza. Ok. Diventiamo un po' più forti. Alla grande, eravamo avvelenati comunque. Bisogna stare molto attenti qua. Ci stiamo ritirando dopo essere arrivati così lontano? Non possiamo farci niente. Abbiamo perso la maggior parte delle nostre risorse. Dobbiamo andare indietro al 50° piano? Quindi da dove si va di qua? I mostri che hanno attaccato e ci hanno danneggiato le armi. In più ci sono stati dei feriti. Insomma, sono i ordini del capitano. Smettila di lamentarti e ritirati. Ok. L'hanno prese forte la famiglia di Loki quella volta lì. Avrei voluto scatenarmi un po' di più. Sempre a lamentarti. Dai, questo fa male. L'avevamo finalmente fatta arrivare al 50° piano. Ice, non sei d'accordo con me? Sì, capisco. Al Minotauro. Ma questo è un gruppo di mostri? Il Minotauri. Ah, dobbiamo farli fuori il prima possibile. Ah, così che si parla. Arrivo. Finalmente si può scatenare, Tiona. Stupidi amazzoni. Chi sta cercando di spaventare i mostri?
Non pensavo che i boss stessero scappando. Non c'è tempo per parlare. Sono di livello basso. Dobbiamo finire questi mostri. Ah no, è vero, perché stanno andando verso gli avventurieri di livello più basso. Quanto ce n'è? Solo uno. Dobbiamo trovarlo. Distruggete qualunque cosa sia sulla vostra strada. Che palle. Ed è qua che incontrano noi. Eccolo. C'è qualcuno in pericolo. Dovremmo essere noi, se non dico una cavolata. È sbagliato cercare di raccattare ragazzi in un dungeon? Con una spada in mano io ho incontrato una bella ragazza che era stata attaccata da un minotauro. C'erano la urla e gli ululati di questo mostro, il suono della spada che strideva. Un colpo e il mostro è caduto, lasciando la bella ragazza ai piedi sul pavimento in una posa eroica. Ah, red eye, una tinta rossa, le guance tinte di rosso, bella con le, mi specchiava la bellezza che si specchiava. No, i suoi occhi bellissimi riflettevano la mia immagine. È stata un'emozione incredibile. Alla fine, in conclusione, il minotauro è morto e noi siamo pieni di sangue. No, non mi sono sbagliato. Scusami, stai bene? Puoi alzarti? È scappato via da te, Aiz. Quel ragazzo. Sembrava rosso come un pomodoro. Grazie, era sporco di sangue del minotauro, poverino. Ok, abbiamo fatto un sacco di missioni, abbiamo preso un sacco di soldi. Sono cumulativi? Questo non lo so. Però posso salvare e siamo... Ok, direi che abbiamo fatto anche questa parte di capitolo. Per farci un'idea bene o male se il gioco ci piaciucchia o meno, direi che questo è più che sufficiente. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. Vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like e a seguirmi anche su tutti i miei altri social, tra cui Instagram e Twitch, dove vado live 3 volte a settimana. Ma in questo periodo estivo, specialmente qua ad agosto, cambia tutto, ma lo scoprirete se vado live o meno sulla storia di Instagram. Vi auguro una buona serata e un trifoglio per te, uno per me e uno boh, vabbè. Ciao ragazzoli, buonanotte.